La butto lì, se questo video raggiunge 100.000 like porterò Dadda a mangiare al ristorante stellato di Carlo Cracco. Ma è vero? Quello vero! Sì! Buongiorno, non è un caso che io abbia questo fantastico maglioncino. Oggi forse andiamo a provare la pizza di Carlo Cracco. Ma la Dadda? Sei più grande della macchina, cazzo! È arrivato lì, ti richiamo io. Ok, ciao, scusami, ciao. La finanza? Dai, aspetta. Cosa fai? Ti sei inquadrato quel maglioncino che hai? Assolutamente sì, Daniele. Che cazzo stiamo andando a Capodanno, a Londra? Guarda qua! Siamo proprio due outfit diversi. Tu stai andando in montagna, io sto andando... Tu stai andando... a Hollywood. Porco dio, in discoteca. Oggi è una giornata davvero importante per la nostra vita. È da mesi che diciamo di fare questo video. Veramente da mesi. Sei sicuro di farlo? Non lo so. Speriamo di riuscirci più che altro. No, bisogna vedere se c'è posto. Appunto. Ragazzi, oggi vorremmo provare la pizza di Carlo Cracco. Fai vedere. Alza un po'. Guarda qua. Guarda qua il cielo, ragazzi, di Milano. Una merda totale. Oggi andremo a provare la pizza di Carlo Cracco, speriamo di riuscirci. Questa pizza qui non viene dispensata nel ristorante stellato, ma viene data nella zona bistrò. La zona bistrò non è una cosa prenotabile. Del pueblo. Esatto, un po' più, beh, non tanto del pueblo, siamo comunque in galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ma oggi andiamo, scusa, vai, finisci. Vai, dimmi. Ma andiamo a mangiare la pizza o quello che vogliamo? No, oggi la pizza. E la confrontiamo con quella di Sorbillo. Cosa? Vabbè. Vuoi che vinca? Porco dio. Guarda che io ho visto molte persone. Questa pizza è stata mega criticata, tutto quello che vuoi, sì. Ma in realtà prima sono andato a controllare le recensioni e molti dicono che è buona la pizza di Carlo Cracco. Non sei convinto? Non lo so. Noi stiamo realizzando questo video proprio per questo motivo. Quanto costa la pizza di Cracco? Si saprà. Sapevo tipo sui 16 euro più o meno a pizza. Ah, qui l'unico è Briatore. L'unico che ha deciso di alzare veramente tanto i prezzi per la pizza rimane Flavio Briatore. Ma l'hai detto pata negra che non sapeva niente. Vabbè, proveremo la pizza di Carlo Cracco e siccome lì vicino c'è la pizzeria di Sorbillo, andremo nella stessa giornata, perché ovviamente il sapore della pizza di Sorbillo ce lo siamo dimenticati, è passato troppo tempo. Andiamo. Due settimane fa. Andremo a confrontarla con quella di Gino Sorbillo e le metteremo semplicemente a confronto. Ma Sorbillo c'è qua, eh? Dove? A Milano. Infatti. In che senso? Cioè, vuoi fare Cracco e anche Sorbillo? Sì. Non ho capito un cazzo io allora. Ma tu... Io avevo capito che confrontavamo il Sorbillo che avevamo mangiato. No, la pizzeria di Sorbillo. Allora, due informazioni sul ristorante di Carlo Cracco. Lo so benissimo. Allora, fattura 12 milioni l'anno. Nel 2018 ha fatturato 18 milioni in un anno. Ha tipo più di 200 coperti, perché in totale i piani sono 5. Tutti suoi. Tutti suoi. Oh, Madonna. Ha rilevato questa location incredibile un po' di anni fa e ha speso tipo, non so quanto di mutuo. Pagava tipo 1 milione di euro di mutuo al mese, una cosa del genere. Una cosa folle veramente, però la location comunque ne è... rientrerà sicuramente nell'investimento che ha fatto, voglio dire. Piazza San Babila, ragazzi, dove trovi un amico che ti porta a mangiare la pizza in Duomo, porco Diaz. Dove lo trovi? Non lo so. C'è anche Spizzico da Duomo. Ma stai zitto, tu e Spizzico. Che cazzo vuol dire? La confrontiamo con quella di Spizzico? Ma io sono passato da Rosso. Che cazzo te ne frega, Dadda? Qua tu hai casa, c'è il lattico qua, Dadda. Quello là è lattico intanto, di Gucci, intanto, ragazzi. Intanto la settimana scorsa, in quella via lì, ho beccato Oliviero. Oliviero Giroux. E metteremo adesso la foto. Ecco. Teatro La Scala, dove Dadda si esibiva con Roberto Bolle, incredibile. Ma prima di continuare, prima di arrivare alla nostra meta definitiva, voglio ringraziare i nostri amici di Young Platform per il supporto con cui appunto stiamo realizzando in collaborazione questo video, altrimenti avresti pagato tu il conto di Carlo Cracco. Grazie Young Platform. Per chi non conoscesse Young Platform, che cos'è? È l'exchange italiano di criptovalute più importante in assoluto. Il loro obiettivo primario qual è? Rendere accessibile a chiunque il mondo delle criptovalute, anche a chi non conosce assolutamente nulla. Esatto, abbiamo proprio l'esempio più emblematico qui a fianco del mondo delle criptovalute. Per farlo hanno creato un ecosistema molto completo con vari prodotti e vari servizi che accompagnano passo a passo l'utente. Vi faccio un esempio: con l'applicazione Young Platform Step, che tra l'altro è completamente gratis, disponibile sia per iOS che per Android, grazie alla sezione Academy chiunque può avvicinarsi piano piano, con calma, passo dopo passo, al mondo delle criptovalute. Mettiamola così, una sorta di
di Wikipedia con delle vere e proprie rubriche e anche dei video di approfondimento che vi permettono di istruirvi. Al suo interno, tra l'altro, hanno realizzato un progetto molto carino. Sai in collaborazione con chi? No. Michael Jackson. Davvero? No. Con Giovanni Mucciaccia. Chi è? Non mi ricordo chi è. Loro l'hanno chiamato così il progetto, Crypto Attack. Ah, Art Attack. Art Attack, esatto. Bene, mettete un po' di colla vinilica, dica come ne faceva. Esatto. Hanno fatto questo piccolo progetto con Giovanni Mucciaccia, vi consiglio di andarlo a vedere. Inoltre, sempre attraverso l'app Young Platform Step, avete la possibilità di guadagnare la vostra prima criptovaluta, ovvero il token Young. Come? Semplicissimo. Rispondendo a quiz, affrontando sfide e anche semplicemente camminando durante la vostra giornata. E potrete così in seguito riscuotere sconti, benefici per acquistare anche altre tipologie di criptovalute. Per chi invece fosse completamente diverso da Dadda, ovvero leggermente più esperto all'interno di questo mondo, esiste anche Young Platform Exchange, ed è un vero e proprio exchange di criptovalute, dove è disponibile tra l'altro la funzione salva danaio, che vi permette di acquistare in maniera ricorrente le vostre cripto senza pensieri e senza preoccupazioni. La cosa veramente interessante è che questo exchange opera esclusivamente con banche italiane, quindi potete stare tranquillissimi, i vostri soldi sono completamente al sicuro. Infine, per gli utenti veramente esperti, esiste anche la versione avanzata di quest'app che si chiama Young Platform Pro. Insomma ragazzi, io vi lascio qui sotto in descrizione il link di Young Platform, vi consiglio anche semplicemente di darci un'occhiata, è un'app veramente completa per chiunque, sia per i neofiti che veramente per le persone più esperte. Ed inoltre ascoltate questa cosa, perché registrandovi attraverso il link che vi lascio qui sotto in descrizione ed effettuando un primo deposito di 50 euro avrete un bonus di benvenuto fino a 25 euro. Non dite poi che io non ve l'ho detto. Detto ciò, Daniel, possiamo andare ufficialmente a vivere la nostra avventura da Carlo Cracco. Ho paura, stiamo entrando in un parcheggio stranissimo, quelli là che spostano le macchine nei vari piani. Ragazzi, abbiamo lasciato la Smart per prendere questa, entreremo direttamente nel ristorante con questa qui. Oh Dadda, siamo arrivati ragazzi. Cioè, vi rendete conto avere il proprio... Come le zanzariere? Vi rendete conto avere il proprio ristorante qua? Non ha senso, sta cosa. Questo li ha messo per i piccioni? Sì, infatti non c'è un piccione dentro. Eh no, è vero. Ingegnosi, eh. Eh sì. Comunque, pensa che soddisfazione avere il proprio ristorante qui. Io un giorno avrò la mia palestra qua. Magari, guarda, 10 piani di palestra qua dentro. Ragazzi, ci incamminiamo, vediamo dove esattamente e cerchiamo di entrare. Oh, tu che sei scaramantico, lo sai cosa devi fare lì? Sì, ma l'ho già fatto, non si può far sempre. Ah, dici di no? No. Allora non lo facciamo. Ragazzi, lì c'è il toro sul quale... bisogna girare sulle palle del toro. Vai più indietro. So già cosa stai per fare, ho paura. Tutti girano così. Però sarà più facile qualche, io non so. Diciamoglielo qua la gente. Poi devono fare anche un'altra mossa, che qual è? Ci siamo ragazzi, il ristorante di Cracco dovrebbe essere questo. Lì ci sono i vari piani, tutti i piani, Dadda. Assurdo. Non so come, ma ci hanno già fatto sedere. Dadda è andato a pisciare nel bagno di Carlo Crack. Questo è il menù, come potete vedere fanno anche colazioni. Caffetteria, bevande, vedete, piccola colazione. Pasticceria, selezione di tè infusi, tagliata di frutta mista. Quindi anche colazione vera e propria. Qui ci sono tutti i piatti, non del ristorante stellato, ovviamente del bistrò, sono tantissimi. Ma noi siamo venuti per provare la pizza, ce ne sono solo due. Pizza con verdure 25 euro e pizza margherita 25 euro. Non ci sono altre pizze, quindi saremo costretti a prendere questo. Allora, è tornato Dadda. Secondo te quante pizze ci sono da scegliere? Secondo te, dimmi un numero. 4. 2. Dai. 2. Guarda qua, o pizza margherita o pizza con le verdure, 25 euro l'una. Quale prendi, con la verdure o margherita? Verdure. Perché tu prendi la margherita? Io prendo margherita, così le prendiamo tutte e due. Tu non mangerai poco niente, verdure però. Vedi che c'è anche tutto il menù del bistrò qua. Vedi quanti piatti ci sono. Se vuoi provare qualcosa di antipasto, dimmelo. Lo proviamo uno in due magari. Per aprire così il nostro pranzo prenderemo anche un antipasto in due. Battuta di fassona, acciughe, fichi e amaranto. E poi andiamo direttamente di pizza. Oh, ci hanno fatto sedere subito. Miracolo, non so, dopo neanche 2 minuti. Sì. Che miracolo. Questo è il dehors fuori. E dentro è così, molto carina comunque la location, c'è da dire. Prima dell'entrata del bagno ci sono delle foto di Cracco. Non so se ci sia oggi sinceramente al ristorante. Tanta roba comunque, grande Cracco. Andiamo in bagno. Bagno delle donne, io, bagno degli uomini. Guarda che mosaicata.
Figo, ci sta il bagno, eh? Tanta roba, tanta roba. In realtà è piccolissimo, non è nulla di che, però il mosaico a me personalmente piace. Ragazzi, noi da persone fit, ok, che sgariamo con la pizza, ma acquapanna che costerà 7 euro, sicuro. Sono curioso di vedere il prezzo dell'acqua dopo. Allora ragazzi, non spaventatevi dalla piccolezza di queste porzioni, l'abbiamo diviso. Battuta di fassona con acciughe, fichi e amaranto. Vai, all'assaggio, sergente Daniel. Per primo te, come sempre, secondo me è buonissimo. Che bravo che sei, Dadda. Guarda, che sei fortissimo a fare ste robe, eh. Era da tanto che non vedevo quegli occhi illuminarsi. Buono? Serio? Buono buono? Sapevo che era buona. Cioè, la qualità della carne com'è? Si sente? Sì, quello, ma... tutto il mix. Sette gusti che buono. Che in bocca. Sono incredibili. L'odore è incredibile. Questo qui è il fico. Vediamo. Buono, buonissimo. Cavolo. Il mix degli ingredienti è incredibile. Meritava sto piatto. Anche se siamo venuti qua per la pizza, ci sta averlo provato. C'è la preparazione allo stellato qua, Ci stiamo scaldando. In attesa della nostra pizza, Dadda, voto del piatto? 8 e mezzo. 8 e mezzo? Anch'io darei 8 e mezzo. Buono buono, meritava veramente. Devi essere sincero con la pizza, eh. Io l'ho vista prima, non sembra male. Ecco, non si usa mettere il pane. Sai che ho pensato la stessa cosa? Perché non ci hanno portato il pane? Servizio. Però posso andare in bagno. Ragazzi, è arrivata la pizza. È molto piccola, guardate la mia mano. Però è spessa, eh. Fratemi, è veramente spessa. È una pizza fritta, sembra. È fritta, secondo te? Sembra più una focaccia, sì, che una pizza. Senti, noi arriviamo. Carlo Cracco, 2 stelle Michelin. Ah. Dai, provala. Io non la provo quella con le verdure, te lo dico già. Vai. Che buona, con le zucchine così. Sembra incredibile, comunque, eh. Si mangia con le mani? Certo, con le mani, con cosa vuoi mangiarla? Ma va. Noi rimaniamo umili, comunque. Com'è? Boh. Come bu? In che senso? Ma come, non saprei. No. Ma stai mangiando solo le verdure adesso. Sì, riprendi un pezzo, vai. Normale. Presente le bruschette. Le bruschette? Sa di bruschetta? Sì. Sembra una bruschetta. Adesso la provo, vediamo. Pensa a te. Non sembra di mangiare una pizza. Cioè, nel senso, non è cattiva, il gusto è buono. Sì, c'è cacco. Sono il Riccardo Doso in fase di montaggio. Sono qui per specificarvi meglio che cosa sia accaduto da qui in poi. Come avrete sicuramente capito, è arrivato Carlo Cracco. Mi sembrava strano perché comunque ci trovavamo al bistrò e non al ristorante stellato vero e proprio. Fatto sta che per non disturbarlo, ho aspettato che fosse completamente da solo per potergli chiedere una foto. Mi alzo a metà del mio pranzo, addirittura la ragazza che ci ha fatto entrare all'interno del bistrò mi dice, testuali parole, vai adesso, chiedergli una foto, altrimenti rischi che poi risalga su e non lo trovi più. Perciò mi sono avvicinato piano piano verso di lui, ha fatto finta di non vedermi e se ne stava andando via. Io perciò ho affermato, signor Cracco, cortesemente possiamo fare una foto? Ed è lì che non so per quale motivo mi ha risposto in una maniera un po', come definirla, sgarbata, del tipo, ma non posso nemmeno scendere qui a prendermi un caffè. Al che io sempre in maniera educata gli rispondo, ma signor Cracco, come faceva a sapere che lei era qui proprio per prendere un caffè? Di risposta lui mi dice, ma comunque io non è che sono una bella ragazza che devi venirmi a chiedere una foto. Perciò in quel momento mi sono fermato e sono semplicemente ritornato al tavolo. Ero molto deluso, sinceramente, non arrabbiato, deluso, perché io sono comunque un grande fan del mondo della cucina. In televisione guardo solo programmi di cucina, nient'altro. Ho visto tutte quante le edizioni di Masterchef, in particolar modo quelle in cui c'era Carlo Cracco. Quindi sentire delle risposte da parte sua nei miei confronti non è stata un'esperienza, diciamo così, indimenticabile. Anche perché io non gli sto contestando il fatto di aver rifiutato di fare una foto. Poteva dirmi benissimo di no, ma magari in altri modi. Però, c'è un però in questa storia. Alla fine, pochi secondi prima di uscire concretamente dal bistrò, ci giriamo, incrocio il suo sguardo, perché lui era ancora lì e sembrava essere diventato completamente un'altra persona. Non so per quale motivo, ma ha iniziato a fare venite a fare una foto, ovviamente riferendosi a me e Dadda. Abbiamo realizzato questa foto, io comunque sono rimasto molto contento e dal profondo, veramente dal profondo della mia educazione, gli ho addirittura chiesto scusa per averlo disturbato, sempre tra virgolette, in precedenza. Comunque non è successo nulla di che, tutto è bene quel che finisce bene. Pizza, gusto buono, però non sembra di mangiare una pizza, vero? Sembra, non è neanche fritta, una bruschetta. Secondo me la cosa che fa veramente la differenza in questa è la stracciatella. Oh.
Che disastro, Daniel. Com'è? Buona, vero? Più buona della tua? Non la provo neanche la tua, mi rifiuto. Mangiatele, basta. Adesso la finiamo comunque. Allora, Dadda, inizialmente posso dirlo, ci ero rimasto male perché non ci aveva concesso la foto, ma perché doveva bere il caffè e tutto qua. Però sì, ci ero rimasto male. Io sono una mega, mega fan di Masterchef, l'ho visto sempre e soprattutto anche di Carlo Cracco, e quindi non aver ricevuto una risposta affermativa da parte sua sarebbe stata una delusione. Però poi, alla fine, ha mantenuto la promessa, ci ha visto, ci ha chiamato e abbiamo fatto la foto assieme, quindi grazie mille, grazie. Carlo, se mai dovessi vedere questo video, magari facciamone uno assieme, sarebbe bellissimo. Magari. Prezzo complessivo, Dadda. Si vlogga? Prezzo. Si vlogga, ciao. Dicevamo, prezzo complessivo? Prezzo, abbiamo visto le pizze, erano 25, 25, 50, il... Oh, mamma, 30 di... di battuta, di fascio. 30 di battuta, e l'acqua, cosa sono stato? 2 euro, 5 euro il coperto, 50, 100? 94 euro. Meno. Vabbè, comunque si sapeva che non era un posto economico, però per il luogo, per la tipologia di cibo, sì, ci sta. E uno sa a cosa va incontro, voglio dire. Siete qua, ragazzi, è come andare in Piazza San Marco a Venezia. Non è che il caffè è più buono, semplicemente paghi il posto. Eh sì, è vero. Non ci fermiamo qui, anche se siamo un po' pieni. Andiamo a mangiarci una pizza in due da Gino Sorbillo, forza. Abbiamo la fortuna che Gino Sorbillo dista 70 metri da Carlo Cracco. Uno dei suoi ristoranti di Milano è proprio questo. Pizza gourmet Gino Sorbillo. Andiamo? Sì, comunque fa freddo. Ma ce la facciamo a mangiare una pizza in due? Una in due. Una in due? Sì. Sì, ci sta. Andiamo, forza. Siamo tornati a casa, Dadda. Come se fossimo a Napoli qua, praticamente. Prendiamo una diavola, una semplice diavola. Vediamo e degustiamo questa prelibatezza. Aspettative? Altissime. Altissime, come sempre. Oh, guarda i locali dove sono. Milano, Ibiza, Miami e Tokyo. Perché non apriamo una catena così? In qualsiasi posto noi andremo a fare video, andremo da Gino Sorbillo a provare le pizze. Qui lo dico e qui lo nego. A Tokyo. Ah sì, per forza. È arrivata la diavola. Guardate che succulenta, ragazzi. Dadda, guarda, la stai già tagliando. Pensa a te, oh. Che spettacolo, si vede. Guarda com'è filante, vai. Tua, tutta tua, Daniele. La 18ª pizza della giornata. Dai, ma cosa stai facendo? Scooby-Doo con la mozzarella? Non riesco. Non riesci? Mettila sopra tutta. Buon appetito. Grazie. Grazie, grazie mille. Guarda lì. Quando una roba è filante, non può essere cattiva. Mm-hmm. Com'è? Incredibile. Guarda, guarda il filo che c'ha. Buona, spettacolo. Me la ricordavo proprio così. Gino Sorbillo number one. Caffettino napoletano e poi considerazioni finali su questo incredibile posto. Daniel, terminato anche questo pranzo. Pizze su pizze. Pizze su pizze. Voto di questa? Sta 9, 9 e mezzo. Come l'altra volta, 8 e mezzo, 9. Sì, andato. Buonissima questa. Però sono due tipologie di pizze completamente diverse, c'è da dire. Sì, adesso dobbiamo parlare bene, che sennò Cracco non ci fa più fare il video con lui. Esatto. No, comunque, però noi non siamo nessuno per poter dire se quella è una pizza diciamo o meno. Noi diciamo sempre solo la nostra opinione. Esatto, è una nostra personalissima opinione. Quella di Cracco è una cosa diversa dalla pizza che siamo solitamente abituati a mangiare. Esatto, sembra più, è un mix tra bruschetta, focaccia e pane gourmet. E pane gourmet. Per me è scottato. Sì, quindi questa non è un'offesa, ma secondo noi la vera pizza è questa. Esatto. Però comunque buona, cioè particolare. È particolare, esatto. Per provare qualcosa di diverso ci sta. Prezzo di loro, di Sorbillo? Sorbillo... Una pizza in questo caso, eh. Sarà 10 euro? Più il caffè, sì, e vabbè, l'acqua, il coperto. No, la pizza quanto è? Sarà una decina di euro, sì. 10 euro più l'acqua, 2, 2, 3, 3, 6, 16, 17, 18, 20. 20, esattamente 20 euro abbiamo speso. Tra le due cose, visto che abbiamo messo in confronto due cose completamente diverse, ma che abbiamo in realtà provato. Quale preferiresti tu? Sorbillo. Anche io personalmente preferirei la pizza di Sorbillo. Ah, vabbè, ma perché... Perché questa qua è più la pizza del pueblo. No, quella lì è una cosa talmente particolare che l'assaggi non è, secondo me non ti viene voglia. Cioè il sabato tutto hai voglia di pizza. Sì, hai voglia proprio di schimicare pesante. Di questa pizza. Quella di Cracco è buona, sì, ma è un qualcosa di un po' più ricercato, sì, c'è da dire. Esatto. Vabbè, Dadda, grazie di cuore finalmente di aver grazie realizzato questo video a tema pizza Cracco Sorbillo. Ragazzi, commentate qui sotto scrivendo altre idee che possiamo realizzare, base pizza, qualsiasi cosa riguardante il cibo, e noi ci vediamo prestissimo come sempre con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego. Direttamente dal Duomo, tra l'altro, guarda qua che spettacolo, guarda qua.